sono Fabrizio Dalisera, oggi voglio parlarvi di note mute. Cosa sono? Come si fanno? Le cosiddette ghost notes. Ma intanto, sigla! Che cosa sono le ghost notes o note mute? Sono delle note che sono suonate ad un volume molto più basso del volume tradizionale, tanto da risultare note ghost, quindi note fantasma, vuol dire in inglese, quindi note scarsamente udibili. Allora il discorso giustamente potrebbe essere: ma se sono difficili da sentire, a che cosa servono? Ecco, servono ad aggiungere un colore ed a dare un certo tipo di groove alla frase. Facciamo un esempio. Allora, sono una frase senza note mute. Ok? Adesso la stessa frase con le note mute. Avete sentito che anziché essere po da po da po de po da da de de da, la faccio una volta senza note mute, una volta con le note mute di seguito, così potete capire bene. Adesso levo addirittura la nota, cioè uno potrebbe dire: scusami, ma se la nota muta quasi non si sente, a questo punto levala. Però vi faccio capire cosa succede se la levo. Anziché. Quindi in realtà la nota muta, diciamo che fa da collante fra le note, cioè è vero che è una nota meno udibile, ma crea anche una spinta per la nota successiva e fa suonare la frase molto più fusa, molto più liquida rispetto sia alla frase senza la nota muta, che suona più rigida, sia alla frase in cui ho proprio eliminato del tutto la nota. Prendete il kiver dello strumento, staccatelo, lasciate il becco, lanciate il kiver. Noi siamo generalmente portati ad usare la lingua in questo modo. Quindi che cosa succede? Quando facciamo questo, noi creiamo, quando diamo due colpi di lingua, creiamo uno spazio fra le note. Quindi di fatto l'aria si interrompe. Nella nota muta noi dobbiamo posare la lingua sull'ancia, non ostruendo il passaggio dell'aria, ma semplicemente soffocando l'ancia, quindi cercando di far fare all'ancia un suono più soffuso. Però, malgrado questo, continuare a far passare l'aria, cioè vi faccio capire. Ok, è chiaro che così, insomma, suona un po' strano rispetto a quando inseriamo il kiver in uno strumento, però il meccanismo è questo. Se non riuscite a fare questa cosa solamente con il kiver e il becco, sicuramente non ci riuscirete neanche con il resto dello strumento. Una volta che siete riusciti a fare questo, potete fare le frasi che volete, potete improvvisare, o se volete possiamo anche parlare di un esercizio molto utile, che può essere semplicemente quello di suonare una semplice scala maggiore per terze facendo una nota e la successiva muta. Quindi facciamo un esempio facile, una scala che magari non ha una nota bassa iniziale, che ne so, Sol. Quindi questa è la scala. Ok, allora faccio. O anche per terze. Eccetera. Posso combinare questa tecnica in vari modi. Poi, come inserire in modo efficace la ghost note nel fraseggio, questa, diciamo, è un'altra storia, magari ne possiamo parlare in un prossimo video. Però intanto io ti consiglio di iniziare a fare questo esercizio di cui ho parlato prima solamente con il kiver, in modo da
cercare di capire come posare la lingua sull'ancia senza chiudere il passaggio dell'aria. Personalmente io metto la lingua non in punta sull'ancia, quindi più in questa parte successiva, e la metto anche leggermente lateralmente. Fammi sapere cosa ne pensi in questo video. Se hai delle domande, scrivile. Se vuoi vedere qualcosa nei prossimi video, se mi vuoi suggerire qualche argomento, puoi ovviamente farlo nei commenti. Ciao, ci vediamo la prossima settimana.